Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi vediamo insieme come realizzare questo semplicissimo e molto carino modellino di borsa in raffia che prendiamo ispirazione dal modello originale di Dolce & Gabbana che molti di voi mi hanno chiesto. Quindi cerco di riproporvelo in questo tutorial. È una borsetta molto semplice che può essere usata la sera, d'estate, è molto carina e anche il colore della raffia lo trovo veramente molto bello, spero che vi piaccia. Fatemelo sapere nei commenti. Un bacione. Allora, quello che ci occorre per realizzare questa borsa in raffia è, ho innanzitutto la raffia e vi presento come novità questo tipo, che è una raffia 100% viscosa ed è veramente morbidissima. È davvero molto molto bella, è lucida, vedete che è lucida ed è super morbida, non ha niente a che vedere con la raffia naturale. Sono gomitoli da 25 grammi e io per realizzare la borsa ne ho utilizzati 4, quindi in totale 100 grammi di filato. Poi ci servirà una scocca in feltro per rinforzo, gli occhielli, e io vi consiglio, se non li avete ancora, di acquistare il kit della Prim con la macchinettina che vi permette di poterle inserire con il martello. Ci occorrerà poi anche una targhetta, vedete qui c'è questa qui in laminato oro che abbiamo realizzato e che volendo c'è la possibilità di personalizzarla con la vostra iniziale o una piccola frase. Tutta la borsa l'ho lavorata con un uncinetto 4,5, nonostante sulla fascetta dell'etichetta sia indicato un uncinetto più grande, io sono andata a usare un 4,5 perché altrimenti secondo me la lavorazione rimaneva troppo bucata. Vedete qui davanti a me c'è la borsa e vi serve ancora anche poi una calamita da cucire che utilizzeremo da chiusura. Quindi questo è tutto l'elenco del materiale che potete come sempre acquistare sul sito www.merceriamari.it. In descrizione trovate tutti i link che vi rimandano al sito e adesso proseguiamo a realizzare la borsa insieme. Prendiamo la nostra raffia, avviamo una sequenza di 30 catenelle. Realizzate tutte e 30 le catenelle, andiamo a puntare nella seconda catenella, quindi non nella prima ma nella seconda che ci troviamo, e andiamo a fare una maglia bassa, la prima maglia bassa, e poi andremo a lavorare tutte le altre catenelle sempre a maglia bassa, quindi un punto per ogni catenella sottostante. Quindi procediamo così per tutto il giro. Una volta arrivati al termine del giro, andiamo a fare una catenella, voltiamo il lavoro e lavoriamo di nuovo una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Quindi semplicemente in questo modo andremo a fare una lavorazione a pannello lavorando delle semplici maglie basse, quindi veramente veramente molto molto semplice. Vedete che per ogni punto sottostante vado a lavorare una maglia bassa. Allora, il pannello da realizzare quindi è il primo pannello da realizzare lungo 22 centimetri. Adesso, una volta che avete lavorato il vostro pannello per questa lunghezza, vi faccio vedere come andare a fare la patella, che si dovrà stringere a formare un triangolo, e poi andremo a farle due piccole asoline dove andremo a infilare gli occhielli dove passerà la catena. Ok, quindi adesso vi faccio vedere tutto. Quindi dopo aver realizzato il primo pannello, che è formato diciamo dal dietro della borsa più un piccolo pezzetto di pattina, dove adesso continueremo con la pattina a fargli il pezzo che converge a triangolo. Ok, questo è il primo pannello che andiamo a realizzare. Per fare la parte che si stringe, siamo quindi qui, abbiamo appena terminato l'ultimo giro, diciamo, del regolare del nostro pannello, abbiamo fatto la catenella per voltare il lavoro e adesso invece di andare adesso andiamo a lavorare il primo punto come sempre in questo modo. Il secondo invece lo andiamo a saltare, quindi non lo lavoriamo, saltiamo il secondo punto e andiamo a lavorare direttamente una maglia bassa nel terzo punto in questo modo. Dopodiché andiamo a lavorare tutte le maglie basse del giro così come si presentano,
facendo solo attenzione che dobbiamo andare a saltare la penultima maglia del giro. Quindi adesso qui lavoriamo tutte le maglie basse come si presentano. Quando arriviamo qui alla fine, la penultima maglia la salteremo e andremo a puntare direttamente nell'ultima. In questo modo andiamo a fare due diminuzioni per giro, una all'inizio e una alla fine, e questo ci consentirà di avere la nostra patella della borsa a un triangolo. Quindi da qui a tutti i giri che andremo a realizzare faremo sempre una diminuzione inizio giro e una diminuzione alla fine, proprio per consentirci di creare questo triangolo. Quindi voilà, vedete che qui ho gli ultimi punti, uno dovrei lavorarlo qui e l'altro qui. Salto questo e vado direttamente nell'ultimo. Ed ecco che abbiamo fatto le nostre prime diminuzioni. Adesso catenella, voltiamo il lavoro. Allora, il prossimo giro lavoriamo quindi sempre la prima maglia, andiamo a saltare la seconda, ci infiliamo direttamente nella terza. E quindi abbiamo fatto due maglie basse da inizio giro, ne facciamo tre, dopodiché andiamo a fare il foro per posizionare l'occhiello. Quindi per posizionare l'occhiello ci occorre saltare tre maglie, quindi andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, in corrispondenza saltiamo 3 punti di base, andiamo a puntare nel quarto e facciamo una maglia bassa. Vedete che abbiamo lasciato lo spazio dove poi andremo a posizionare l'occhiello in questo modo, vedete che ci entra. Dopo andremo a posizionarlo e ad agganciarlo, vi faccio vedere poi come si fa, ok? Quindi questo è lo spazio che abbiamo lasciato. Quindi adesso procediamo a lavorare le nostre maglie basse e poi dovremo ripetere la stessa cosa al fondo. Quindi adesso vi dico esattamente quante maglie dovete fare. Quindi dovete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maglie dal fondo. Quando avete 7 maglie dal fondo dovete interrompervi, perché dovremo di nuovo andare a fare le nostre 3 catenelle, saltare 3 punti di base, punto nel quarto, vado a fare una maglia bassa e vedete che ho fatto il secondo occhiello per mettere l'altro, l'altro occhiello appunto che dovremo andare a inserire dopo. La maglia successiva la andiamo a lavorare normalmente, dopodiché ho le ultime due maglie, la penultima come sempre abbiamo detto che la saltiamo e vado nell'ultima, ok? Questo è appunto il risultato. Adesso per il giro seguente andiamo a fare una maglia, una catenella, voltiamo il lavoro e solo per questo giro lavoriamo le maglie così come si presentano, perché dobbiamo andare a rimettere tutte le maglie anche sopra le catenelle. Quindi ho lavorato le prime tre maglie così, adesso qui mi trovo dove ho le catenelle, ci punto all'interno e ne lavoro tre maglie basse, di nuovo una per catenella, perché devo ripristinare il numero di maglie originali, vedete, in questo modo. Però qui c'ho sempre il forellino dove dopo andremo a posizionare l'occhiello. Riprendo a lavorare le successive maglie. Voilà, sono di nuovo in corrispondenza delle catenelle e vado di nuovo a lavorare tre maglie basse, una per ognuna delle tre catenelle, e poi completiamo il giro lavorando le ultime tre maglie basse, una, due e tre.
E voilà, abbiamo creato anche il presupposto per inserire appunto i nostri occhielli. Adesso, dal prossimo giro in poi, andremo sempre a fare le nostre diminuzioni, come abbiamo già visto, una a inizio giro e una a fine giro, proprio per andare a fare a far sì che la nostra pattina si stringa e si formi un triangolo. Quindi abbiamo detto catenella, voltiamo il lavoro, la prima maglia la andiamo a lavorare, la seconda la saltiamo e puntiamo direttamente nella terza. A questo punto lavoriamo tutte le maglie così come si presentano fino ad arrivare al termine del giro, dove salteremo la penultima maglia. Voilà, vedete che ho terminato il giro con le ultime due maglie, salto la penultima e vado direttamente nell'ultima. In questo modo ho fatto la mia seconda diminuzione di fine giro e vedete che il nostro lavoro si sta proprio stringendo a triangolo. Allora, dobbiamo proseguire in questo modo, a fare una diminuzione a inizio, una diminuzione a fine giro, fino a ritrovarci con un totale di 3 maglie, quindi fino a quando il lavoro non si stringerà a punta e avremo solo più 3 maglie in fila, ok? Quindi procediamo in questo modo, sempre catenella, voltiamo il lavoro, la prima maglia la lavoriamo, la seconda la saltiamo e così via, ok? E procediamo quindi a lavorare fino a formare il nostro triangolino. Allora, una volta che abbiamo realizzato quindi tutto il nostro pannello con la nostra pattina e, come vi dicevo, siamo finiti qui avendo 3 maglie basse, ok? Quindi ci fermiamo quando abbiamo solo più 3 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a bordare tutti i lati del nostro pannello. Quindi iniziamo subito andando a puntare qui e incominciamo a fare un bel giro di maglia bassa andando a bordare tutti i lati del nostro pannello. Quando arriviamo su un angolo possiamo fare una o due maglie basse, quindi faccio una sola, poi quando arriveremo all'angolo proprio del rettangolo ne faremo due per smussare l'angolino e farlo un pochettino più arrotondato. Vedete, ho fatto una catenella e poi subito la maglia bassa, in questo modo mi viene il bordino smussato. Adesso continuiamo a lavorare tutto questo lato. Quindi sono arrivata qui sull'angolo, vedete, ho fatto una maglia bassa, adesso facciamo 2 catenelle e una maglia bassa di nuovo nello stesso punto. In questo modo abbiamo l'angolo bello arrotondato, ok? Adesso proseguiamo a lavorare una maglia bassa per ogni punto, quando arriveremo sull'angolo dall'altra parte ripeteremo lo stesso procedimento, quindi una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa nello stesso punto. Qui scendiamo, sull'angolo qui faremo una sola catenella e andremo a congiungerci e a bordare interamente la borsa. Possiamo fare un giro di scontorno, ma io ne farei addirittura 2, quindi quando saremo tornati qui al punto dove abbiamo iniziato io ripartirei e farei ancora nuovamente un altro giro di maglia bassa per fare il bordo proprio un po' più largo come nella borsa originale, ok? Quindi farei 2 giri di bordatura. Dopodiché abbiamo terminato il primo pannello e vi faccio poi vedere come andare a fare il pannello del davanti, e poi ci manca ancora fondo e lati. Allora, guardate, ho terminato di bordare tutto questo pannello così come vi avevo detto, facendo 2 giri di scontorno. Dopodiché ho avviato nuovamente 30 catenelle e sono andata a lavorare il pannello davanti della nostra borsa, quindi la borsa sarà così che chiuderà con la pattina, ok? Quindi sono andata a lavorare separatamente il pannello davanti, sempre avviando 30 maglie, lavorando a maglia bassa per
14 centimetri e dopodiché ho fatto di nuovo due giri di bordatura tutto intorno. La bordatura è quello che gli consente di avere questi motivi, questi giri che si vedono proprio al contrario e che caratterizzano anche la borsa originale. Dopodiché dobbiamo andare a fare una striscia che ci consente di avere i due laterali più il fondo. Quindi per fare la striscia, io l'ho già realizzata. Allora, dobbiamo avviare, adesso vi faccio vedere le catenelle da avviare, però intanto vi dico già che la striscia di laterale che vi serve è lunga 50 cm, ok? Ci servirà quindi una striscia lunga 50 cm, adesso vi faccio vedere appunto come si avviano le maglie, quante se ne mettono e tutto quanto, ok? E poi dopo andremo ad assemblare in questo modo tutta la borsa, vedete, così, poi ci giriamo attorno e così via. Ok, adesso vi faccio vedere appunto il laterale. Allora, per fare il laterale facciamo il nostro cappietto. Voilà, e abbiamo 10 catenelle. Adesso andiamo a puntare nella seconda catenella e facciamo una maglia bassa e andiamo a fare una maglia bassa per ogni catenella sottostante. Voilà, una catenella, voltiamo il lavoro e riprendiamo a lavorare una maglia bassa per ogni catenella sottostante, quindi in totale avremo 9 punti, il nostro laterale è formato da 9 punti che dovremo andare a sviluppare per una lunghezza pari a 50 cm, quindi dovremo continuare così in questo modo a lavorare queste 9 maglie basse fino ad aver ottenuto la lunghezza desiderata. Quindi così una catenella di nuovo, voltiamo il lavoro e così via. E procediamo a lavorare il nostro laterale, quindi veramente molto semplice anche questo. Allora, una volta realizzata tutta la striscia, anche questa dobbiamo andarla a bordare. Quindi andiamo a inserirci nel primo punto del lato e andiamo a lavorare un punto basso per ogni riga sottostante. In questo modo facciamo questa volta una solo giro di bordatura perché due si allargherebbe troppo, quindi facciamo un giro solo e andiamo a bordare tutti e quattro i lati della nostra striscia. Vedete? Quindi proseguiamo in questo modo, che tra l'altro il bordo è proprio molto più bello perché vedete che fa molto più finita la striscia invece che qui che si vede tutta frastagliata dei giri. Questa la rende proprio finita, bella, dritta, e dopo ci faciliterà anche l'attaccatura della striscia agli altri pezzi della borsa. Quindi proseguiamo a bordare tutti e quattro i lati. Anche qui, quando arrivate sugli angoli, mi raccomando, ricordatevi sempre una maglia bassa nel punto dell'angolo, due catenelle e di nuovo un'altra maglia bassa nel punto dell'angolo. Adesso magari quando ci arrivo vi faccio vedere perché questo è importante per la sfondatura dell'angolo. Allora, guardate, una volta arrivati qui sull'angolo vado nell'ultimo punto che devo fare, faccio una maglia bassa, poi facciamo due catenelle e dopodiché rientro nel punto già lavorato e vado a fare una seconda maglia bassa. In questo modo vedete che si crea proprio l'angolo arrotondato. Ok, dopodiché proseguiamo a lavorare le altre maglie così come si presentano e ripeteremo poi lo stesso procedimento arrivati sull'altro angolo per girare nuovamente. Quindi vedete che siamo di nuovo arrivati qui, quindi una maglia bassa, due catenelle
e di nuovo un'altra maglia bassa. Ok, abbiamo fatto l'angolo, giriamo e adesso andiamo a lavorare l'altro lato, poi ripeteremo lo stesso procedimento da questa parte e abbiamo terminato anche di bordare la nostra striscia. Allora, guardate, adesso ho preso il davanti della borsa, il pannello davanti più il laterale, e sono andata tra virgolette a imbastirlo con i segnapunti in modo da vedere esattamente dove lo devo andare ad unire, ok? Una volta fatto ciò, andiamo di nuovo a prendere il nostro uncinetto con la raffia e andiamo a unire le due parti. Quindi possiamo fare che togliere direttamente il primo segnapunto e andiamo a inserirci nell'asolina più esterna del punto e nell'asolina più interna dell'altro, ok? Andiamo a prendere solo queste due, ci inseriamo e facciamo una catenella. Dopodiché andiamo di nuovo a prendere solo la maglia più esterna del pannello laterale e la maglia più interna del punto del pannello. Vedete che ne carico solo due sull'uncinetto, non tutto il punto. Allora, vedete che il punto sarebbe così. Io invece vado a prendere solo questa maglia e questa, in questo modo. Adesso carico il filo e vado a fare una maglia bassa. Stessa cosa per tutti i punti seguenti, quindi vado sempre solo a prendere queste due asoline e poi faccio una maglia bassa. Ripeto il procedimento. In questo modo si crea una costina in rilievo che assomiglia proprio a quella che trovate nella borsa originale. Quindi, voilà, proseguiamo in questo modo, quindi ad attaccare tutto il lato. Vedete, questo è il risultato, quindi procediamo in questo modo per tutto il giro. Allora, una volta che abbiamo assemblato la nostra borsa, quindi siamo andati ad attaccare anche l'altra parte in questo modo, dobbiamo andare a occhiellare nella patella qui i fori che avevamo fatto, quindi dobbiamo metterci l'occhiello in questo modo. Allora, per mettere gli occhielli vi occorre questo kit della Prim, che è composto proprio dall'occhiello maschio e femmina e poi da questo aggeggio, che funziona in questo modo. Allora, voi dovete mettere questa parte, vedete che ha questa protuberanza, questo spessore, e la parte che sta sul davanti del lavoro, quindi sul dritto, la infilate nel foro che avete fatto. Prendete l'altra parte, quella piatta, e andate a metterla all'interno in questo modo. Dopodiché dovete posizionare questo aggeggino blu in modo lo appoggiate così sul tavolo, ok, che stia fermo. Dopodiché prendete questo aggeggino blu, che
che ha diciamo il diametro del foro che c'entra dentro praticamente, dovete posizionarlo esattamente sopra, poi si prende un martello e si deve tirare una martellata sopra, una sola è sufficiente, un po' forte, e mi raccomando, la cosa importante perché venga bene, il martello deve essere tenuto a 90 gradi, non con altre inclinazioni, ma una martellata secca a 90 gradi colpendo questo aggeggino che va posizionato dentro l'occhiello, ok? In questo modo, e con una martellata l'occhiello si fissa. Stessa cosa, ripeteremo il procedimento dall'altra parte, quindi adesso io vado a metterli, non mi metto a tirare qui la martellata perché altrimenti verrebbe brutto, ma si mette in questo modo e dobbiamo quindi andare a occhiellare così la borsa. Allora, guardate, sono andata a inserire i primi due occhielli e tra l'altro se avete questo kit per mettere gli occhielli e cercate come mettere gli occhielli della Prim, scrivendo proprio qui Prim su YouTube, vi escono i tutorial di questa azienda che fa vedere come usare i loro materiali. C'è un tutorial molto breve ma spiegato benissimo dove vi fa appunto vedere come si utilizza questo, come dovete tenere l'inclinazione del martello e tutto quanto nei dettagli, e così sapete anche poter mettere gli occhielli. Se è la prima volta che lo fate, magari andate a cercarvi questo video tutorial, ve lo lascio magari anche linkato in descrizione, perché è spiegato veramente molto bene. Tra l'altro mi sono accorta, guardando la foto dell'originale di questa borsa, che gli occhielli in realtà erano 4, 2 sulla patella e 2 nella parte diciamo dietro, perché la catena poi passa qua in mezzo, altrimenti effettivamente la borsa è sbilanciata, non so perché, non mi è venuto in mente prima. Se non avete ancora fatto il pannello, dovete fare 2 asoline prima di iniziare la vostra patella. Se come me avete già fatto tutto, non è un problema perché ho appena provato e la raffia cede e si riesce comunque a inserire l'occhiello, quindi andate a posizionarvi dove occorre, dopodiché con un uncinetto, un ferro, qualcosa di un po' grosso, andate a inserirvi qui all'interno al fine di formare un foro, e vedete che si riesce, adesso io prendo l'occhiello, ad allargare e ad inserire nonostante non ci fosse il buco di catenelle, quindi la risolviamo in questo modo, abbiate pazienza, non mi sono accorta prima che in realtà gli occhielli erano 4. Comunque basta veramente solo fare un po' di sforzo e il buco si crea senza bisogno di fare altre cose e riuscite a inserire l'occhiello. Voilà, vedete che sono riuscita comunque a inserirli entrambi allargando la raffia, quindi non si possono mettere anche se non avete lasciato i fori, perché questo filato lo permette in quanto si riesce a comprimere. Quindi adesso andiamo a darci la martellata sopra e abbiamo inserito anche gli altri due occhielli, ok? Quindi i primi due occhielli vanno alla base di dove inizia la patella e gli altri due vanno diciamo come punto di riferimento dove iniziate a fare la B. Allora, una volta che abbiamo messo quindi gli occhielli, 4 occhielli, dobbiamo andare a cucire ancora anche una calamita, vedete io l'ho fissata qui, una parte qui, una parte qui, che sarà la nostra chiusura. Dopodiché andremo ad inserire all'interno della borsa la scocca che gli permetterà di rimanere rigida. Quindi vedete che vado a infilare all'interno la scocca. E voilà, vedete che la borsa cambia subito decisamente aspetto. Ok, allora per fissare la scocca prendiamo una bottiglia fettuccia con una gugliata di raffia e andiamo a fissarla passando nei fori predisposti della scocca. Quindi adesso vi faccio appunto vedere come si fissa. Andiamo a inserirci qui con l'ago e fissiamo il filo, dopodiché sempre con l'ago usciamo passando in un foro della scocca in questo modo,
rientriamo nel foro successivo e usciamo anche nel retro, tanto non si vede niente perché stiamo cucendo sempre con la rafia. Rientriamo e passiamo nel buco a fianco della scocca, vedete, in questo modo. Fuori usciamo. Entriamo nel foro a fianco e vedete che andiamo a cucire e a fissare la nostra scocca. Quindi proseguiamo così con la cucitura lungo tutto il perimetro fino ad aver fissato su tutti i lati la nostra scocca. Per quanto riguarda invece la targhetta, andiamo a inserirci sempre qui nella borsa con l'ago, una agugliata di rafia, passiamo all'interno del foro predisposto in questo modo e ripassiamo qui a fianco, gli facciamo una piccola asolina. In questo modo ripassiamo un'altra volta per dargli maggior sostegno. Così, dopodiché giriamo al rovescio e andiamo a fermare il filo. E voilà, ripetiamo la stessa operazione con l'altro foro, nell'altro foro. Guardate, come ultima cosa sono andata a far passare negli occhielli la catena, quindi la catena passa così all'interno, vedete, e scorre negli occhielli, e avete la possibilità, come sicuramente già saprete, di poterla portare la borsa così con la catena che formano i due manici, oppure di farla scorrere e metterla tra colla in questo modo, avendo una catena lunga lunga, ok? Con questa modalità si può avere la doppia combinazione ed è veramente molto comoda, così la potete portare a spalle oppure volendo a tracolla. Quindi questo è il progetto, spero che vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti se provate a realizzare la borsa. Vi ricordo che sul gruppo di Facebook Maria l'amica uncinettina aspettiamo le foto delle vostre creazioni. Un bacione, ciao!